Buongiorno ragazzi, oggi nuovo makeup tutorial, è in collaborazione con Wet n Wild. Infatti ho utilizzato tutti i loro prodotti e la mia idea era di un trucco per Natale, quindi ho utilizzato toni caldi, glitter caldi e un bel rossetto rosso. Ma cominciamo immediatamente, prendo la Wet n Wild Color Icon Palette e questo colore con un pennello da sfumatura lo diffondo bene su tutta la palpebra mobile. Poi prendo quest'altro pennello e, come dice l'indicazione, lo vado a mettere nella piega dell'occhio per dare più profondità e più intensità allo sguardo. Dopo aver applicato il colore, prendo un pennello da sfumatura pulito e comincio a diffondere e a sfumare bene i bordi. Con un altro pennello prendo questo colore più scuro, questo bel marrone più scuro, e vado a definire la piega dell'occhio. Vedete come, intensificando l'angolo esterno e un pochino la piega, si dà subito dimensione e profondità allo sguardo. Poi ovviamente riprendo il pennello con cui ho applicato il marrone più chiaro e sfumo e unisco bene i colori per renderli più uniformi e omogenei. Poi prendo la Color Icon Kohl Eyeliner nel colore nero e vado bene a colorare la rima interna dell'occhio. Prendo un pennellino angolato e vado a mettere il marrone più scuro bene sotto all'occhio, vedete? E poi prendo un pennellino per sfumare bene il colore. All'angolo interno invece vado a mettere il marroncino più chiaro che ho applicato su tutta la palpebra superiore. All'angolo interno applico questo colore bello luminoso, un bel avorio chiaro, e vedete subito come si apre e si illumina lo sguardo. E per illuminare ulteriormente il look e renderlo stranatalizio, prendo questi glitter dorati e li vado proprio ad applicare con le dita su tutta la palpebra mobile, vedete? L'ombretto che ho applicato per primo era la mia base per questo step, che è veramente fantastico. Illumina e accende lo sguardo in un attimo. Applico l'eyeliner, e questo è il Mega Liner, che è precisissimo, ha una punta veramente strafina e vi consente di essere super precise. Poi ovviamente piego le mie ciglia e applico il Max Volume Plus mascara waterproof, che ha uno scovolino importante come potete vedere e mi garantisce un sacco di volume. Per fare contouring utilizzo la Contouring Palette Contour nel colore Dulce de Leche con un bel pennellone ampio, vedete che in un attimo gli zigomi sono fuori. E come blush utilizzo il blush Color Icon nella tonalità Mellow Wine. Ovviamente non può mancare l'illuminante, quindi vado a prendere lo stesso ombretto che ho utilizzato per illuminare l'angolo interno dell'occhio e lo vado bene a mettere sugli zigomi alti, sul ponte e sulla punta del naso e ovviamente anche sull'arco di Cupido. Sulle labbra potete optare per dei nude, magari sul rosato come Rosebud, oppure più sul carne come Berry Roll, però sinceramente per me Natale chiama rosso, quindi ho deciso di mettere questo bellissimo rossetto che si chiama Stoplight Red ed è un bel rosso freddo che, ciao, opaco, bellissimo, ha lunghissima durata ed è facilissimo anche da applicare. Io spero tantissimo che questa mia proposta per il Natale vi sia piaciuta, a me piace veramente tantissimo, è veramente cena di Natale per me, è perfetta. Mi auguro tanto che vi sia piaciuta, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima!